conferenza stampa in piazza con alcuni residenti qui del quartiere di Piazza San Giuseppe per denunciare problematiche relative all'erogazione dell'acqua potabile in questa zona di Pescara. Ci sono diversi problemi, questa è la denuncia dei cittadini. Sì, più che altro c'è anche tanta preoccupazione perché nonostante siamo nel pieno inverno e un inverno molto nevoso, comunque, quindi a differenza della scorsa estate quando in realtà c'era la siccità, ciò nonostante appunto siamo in questa situazione in cui nelle case di molte vie di questa zona, quindi di tutta la zona ospedale, continua a mancare l'acqua e quando c'è la pressione è molto molto bassa. C'è preoccupazione perché tutto ciò avviene nel silenzio chiaramente del comune, nel silenzio dell'ACA, e quindi i cittadini si chiedono cosa dovranno aspettarsi quest'estate quando probabilmente la situazione potrebbe essere peggiore. Quindi è necessario un intervento subito di chiarezza su quello che sta avvenendo, perché le montagne appunto sono piene di neve e quindi occorre capire che cosa effettivamente sta succedendo e soprattutto quali interventi di miglioramento sono in programma da parte del comune e dell'ACA o per alleviare questo grande disagio, perché sono migliaia di famiglie che non riescono più a programmare né una doccia né una lavastoviglie, e soprattutto c'è anche il riscaldamento che quando dipende dall'acqua chiaramente non funziona. Cittadini che lamentano anche il pagamento delle bollette, nonostante i disagi. È chiaro che poi il pagamento non viene sospeso, mentre l'acqua sì. Questo è un problema e chiediamo che dopo mesi, mesi e mesi il comune batta un colpo e dica che cosa sta succedendo e quali strumenti ha in mente per alleviare questa situazione.